Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera. L'intervista del sabato. E dunque buongiorno e buon sabato a Roger Gar. Ciao, benvenuto. Buongiorno, mi avete svegliato di mattina, che per me è un trauma, io sono uno stambulo. Ah, beh, vedi. Però vedi, ad esempio, io invece non riesco a dormire la mattina. È una cosa veramente pazzesca, lo so, però purtroppo sono anni che ormai ho la sveglia nel corpo alle 6:30. Alle 6:30 del mattino sono già sempre sono sveglio. Ma sono tanti, lo sai. Io non riesco a far senza la notte. Proprio vivo di notte, il mio cervello si accende molto di più la sera. Vedi, che cosa fai di sera? Cioè, esci a ballare, fai altro, ti diverti? È bene che tutti, infatti, la domanda che mi fanno tutti è: cosa fai la notte, perché non dormi? E la notte si fa quello che, molti fanno non conto la mattina, quindi faccio tutto la notte, ma proprio tutto, dalle anche fazioni di casa, lavatrice, tutto, a scrivere, a leggere, è anche fonte di ispirazione, a studiare, sì, qualsiasi cosa. Vedi, per quanto riguarda, vedi, ad esempio la lavatrice, queste cose qua, comunque forse fai bene a farla di notte, perché risparmi, perlomeno, diciamo così. Esatto, anche per l'ambiente la notte è molto meglio. Ma abiti in un palazzo, immagino, quindi i tuoi vicini non è che siano molto contenti, oppure magari... Io penso che siano rassegnati ormai. Ormai si è fatta l'abitudine, ecco, diciamo così, no, praticamente. No, non penso si possano lamentare, perché insomma curo tutto il palazzo, curo le piante del palazzo, tutto a gratis, come si dice, io con mie spese, quindi voglio dire, per pure dire qualcosa sarebbe la fine. Esatto, facciamo fuori il fai fuori il finimondo praticamente. Allora Roger, grazie intanto per aver comunque accettato il mio invito ad essere con me quest'oggi. E allora racconteremo un po' di te quest'oggi, partendo dalla domanda quella più difficile secondo molti, ovvero: chi è secondo te Roger? Roger è un insieme di persone che negli anni sono molto cambiate, e ogni tanto mi inizio a ripensare, dico: cavolo, il Roger di 10 anni fa, di 15 anni fa, non me lo ricordo più, non lo ritrovo più, perché ho avuto veramente tante vite nelle quali sono anche cambiato, avendo avuto una vita molto pesante vissuta, che ogni tanto dico: ma mi sono perso dei passaggi sicuramente. E quindi ogni tanto non lo so nemmeno io chi sono, però sono contento di essere arrivato ad oggi per il passato che ho avuto, quindi sono abbastanza soddisfatto di me stesso ogni tanto. Poi stanotte ho avuto un attimo di down, perché ho ritrovato, poi da nostalgico romantico, quale sono dei composite, non so se sapete, sono delle cose che si usavano nelle agenzie di moda, e magari ho rivisto appunto dei miei vecchi amici, dei colleghi di moda anche con i quali vivevo, me li sono rimessi a cercare su Instagram. E alcuni li ho rivisti magari invecchiati malissimo, ecco. E mi sento un down, che ho detto: oddio, è una cosa passata. Quando penso che una cosa sia passata, proprio quel tempo sia passato, un po' mi devasta, perché sono un po' Dorian Gray, un po' questa cosa del tempo che mi distrugge. Il tempo, insomma, a volte il tempo mette molta ansia e mette un po' soggezione, può sentire così. Il tempo è una cosa sempre un po' particolare. Ma il tempo non vissuto, o il tempo vissuto in maniera non consona, capito? Lo sprecare il tempo, o comunque anche l'invecchiare male, capito? Perché se uno fa una vita bella, vissuto bene, se anche chi invecchia bene, non è questione solo di... è una questione complicata il tempo, certo. Vabbè, a proposito di tempo, noi partiamo adesso con le tue canzoni che hai scelto. La prima che tu hai scritto nei vari messaggi del pre della nostra intervista è What's Up di Four Non Blondes. Perché l'hai scelta questa? Allora, What's Up di Four Non Blondes è la mia canzone preferita da sempre, da quando uscì nel 93. Tra l'altro Linda Perry, anche una mia amica, è un genio, un'autrice pazzesca, che ad oggi ha smesso di cantare, se non tra qualche concerto, e scrive e collabora con grandi artisti come Pink e tanti altri. E non so, in realtà ci sono delle cose strane, perché ci sono delle canzoni che ti piacciono, seppur il testo non sia eccezionale, seppur le melodie non siano uniche, però ci sono delle canzoni che ti entrano dentro, questo è soggettivo. WhatsApp è una di queste. Io, se sento WhatsApp alla radio, in qualsiasi situazione sia, non riesco a cambiare. WhatsApp è proprio è la mia canzone preferita, non c'è niente da fare, mi tocca proprio dentro. E allora l'ascoltiamo. Eccola qua. Dunque, quindi, Roger Gart, stavamo sentendo questa canzone, che è il tuo inno, possiamo dire così, il tuo inno.
un po' la tua canzone. WhatsApp è la mia canzone preferita, sì. Però se fossi una canzone non sarei WhatsApp. Penso di potrei essere Crazy di Aerosmith, una cosa un po' più composta. Una cosa elegante su Vabbè. Allora, parliamo un attimino di Roger. Quindi Roger Gard, noi lo conosciamo per le sue tante facce, dal modello, lo conosciamo come opinionista. Ma da piccolo, Roger, che sogno aveva nella sua vita? Da piccolo io volevo fare quello che sto facendo. Non avrei mai pensato alla moda. Sinceramente alla moda mi fa ancora strano che sia riuscito a fare moda, perché i modelli li immaginavo diversi da come sono io. E volevo fare televisione. È incredibile, è il mio massimo, il mio top. Forse per quello che intanto mi dicono potresti fare anche altro. Dico, no, il mio massimo è questo, mi va bene così. Pure se non faccio niente da domani ho raggiunto il mio sogno. Il mio massimo era fare televisione. Parla bene, imparare a fare televisione e saper fare televisione. Assolutamente. Poi comunque la televisione ha un sacco di sfaccettature, di cose particolari, dal backstage, ma anche la televisione è fatta e finita come la vediamo tutti i giorni noi praticamente. Televisione, quindi fin da piccolo c'è un programma che guardavi sempre e dicevi porca miseria, se ci fosse un domani lo farei. Lo vorrei fare, diciamo. Ma tanti programmi che ad oggi non ci sono più, quasi nessuno. Te ne ricordi uno? Quelli che ne sono rimasti due che vorrei fare, però per scaramanzia anche se so oggettivamente che ad oggi è impossibile, quasi impossibile che io riesca a farli in un futuro, perché è difficile oggi far carriera e crescere nella televisione, certo. Perché visto ad oggi è tutto sottovalutato, mentre fino agli anni 90 non si parlava di trash, seppure c'erano programmi trash, sono sempre stati, però non si diceva trash, da Non è la Rai, alle ragazze coccodè, era visto comunque spettacolo. Ad oggi ogni cosa è catalogata come trash, e ad oggi non si riconosce più chi sa fare veramente televisione, da chi magari è solo presente così. Basta. Sì, ce ne sono purtroppo forse un po' troppi di questi. Purtroppo dagli anni 2000 hanno messo la televisione in mano al popolo e il popolo è entrato in televisione, quindi hanno dato spazio a chiunque e non si riesce più a riconoscere la vera professionalità. È quello che cerco di spiegare magari a quando mi chiedono veramente, perché far televisione, come dicevi tu, è molto più complesso, soprattutto in diretta e soprattutto farla bene. C'è soprattutto un mondo dietro rispetto a quello che uno vede e pensa. Magari ti siedi su un divanetto e dici due parole, invece c'è tutto uno studio, un lavoro, i tempi, cioè si parla di secondi, i tempi sono la cosa più importante in televisione. Certo. Devi stare sempre tutto lì, tutto contato, tutto minutato. Devi anche magari, che so, stare attento a che cosa c'è dall'altra parte anche, perché magari se parla di secondi, poi esatto. Soprattutto se sei in collegamento in esterna che ti arriva in ritardo, si parla proprio di secondi, tant'è che molte persone ogni tanto mi dicono che magari vengono in diretta, sono le prime volte, sì. Usciti da un reality, mi dicono speravo di avere più tempo, non mi sono reso conto e non sono riuscito a dirlo, e io ogni volta dico è così, perché pensi che ci sia sempre tempo e quando sei poi in diretta, una diretta di un'ora ti sembra nella tua testa di 10 minuti. È vero, perché quando sei lì alla fine basta, un attimo e tutta la adrenalina si scarica. E poi una parola e non lavori più. Esatto. È complicato farti due. abbastanza. Tu però di tu, mentre comunque ne hai fatta, tra pochissimo parliamo dei tuoi anche programmi di cui hai partecipato, di cui anche nelle storie di Instagram negli scorsi giorni hai messo qualche piccolo frammento. Intanto però sentiamo anche un altro brano, quello di Alanis Morissette con Ironic. Tra pochissimo parliamo anche di questo. Eccola qua, Alanis Morissette con Ironic. Perché l'hai scelta questa? Bellissima, ma l'hai sentita. Ironic del 1996. Il disco era Jade and Little Pill, prodotto da Madonna. È un capolavoro questa canzone, perché ti descrive proprio la vita com'è. Una vita particolare. Allora, dicevi TV, la TV che comunque tu hai fatto, perché comunque oltre a Pomeriggio 5 tu prima hai fatto un sacco di altre cose. Ad esempio leggevo e hai fatto anche un programma con Chiambretti, ad esempio, su, quando ancora era la 7. Per tanti anni ho fatto Marchette, il programma sulla 7 eravamo. Sì. E poi adesso invece sempre con Barbara D'Urso da qualche anno come opinionista. Sì, poi sono passato in Rai, prima ho fatto MTV, poi ho fatto il Music,
anche un po' all'estero, non so, un po', un po'. Di queste esperienze che tu hai fatto, ce n'è qualcuna che ti è rimasta nel cuore, che ti ha insegnato molto, diciamo così? In realtà ogni cosa ti lascia veramente tanto, devo dire. Sicuramente lavorare con Chiambretti è stato molto, molto pesante, ma una scuola pesante ma giusta. Lavorare con Barbara è anche una scuola molto dura, ma che ti rendi conto che ti lascia veramente tantissimo. E se sei una spugna come sono io, puoi veramente imparare tantissimo, perché al di là ti piaccia o non piaccia i giudizi della gente, una professionista veramente ineccepibile, cioè veramente inarrivabile al di là di altre persone. Poi sicuramente ho imparato molto anche all'estero, quando ho lavorato in Giappone, fare televisione in Giappone, dove dicevo, come posso fare televisione in Giappone? Mi sembra una cosa surreale. E com'è la TV in Giappone? Anche, poi anche in TV, quando parlavo di musica, che io amo molto parlare di musica, quindi ogni cosa ha avuto il suo periodo e mi ha lasciato tanto, sicuramente. Non potrei fare una cosa che non mi piace, ogni tanto mi chiedono di partecipare a dei programmi, però se non li sento in me, non mi interesso solo per apparire, non riesco a fare qualcosa nella quale non credo. Eh beh, certo, se è una cosa che magari non c'è le motivazioni di farla, alla fine la fai per forza e non è bello. Però è un controsenso, perché in Italia non è molto così, perché cercano tutti di apparire il più possibile pur di stare in televisione e essere popolare. A me non è mai interessato quello, tant'è che per anni sono sparito, sono andato all'estero, ho, appunto, mi sono ricostruito mille carriere, perché non ho bisogno di essere riconosciuto per strada, perché poi sono molto timido e insicuro. Infatti intanto dico, farò ancora un po', poi quando diventa troppo risparirò. Ecco. Però mi interessa proprio l'esperienza per me, per crescere, proprio per me, per star bene. Te l'ho fatto proprio per curare le mie insicurezze, io ho fatto televisione. Vedi, e questa è anche una cosa comunque che ti aiuta a fare un po' anche con te stesso, ecco, per star bene. Sicuramente, sì. Una cosa che dici prima. E ho curato la timidezza anche nella moda, mi dicono, come fai a essere timido? Perché poi non sembro timido, invece certo, sono tantissimo. Dicono, come fai a sfilare, che ti guardano tutti, ma lì per lì non ci pensi. Ed è talmente veloce la moda, molto più della televisione, che non hai nemmeno il tempo di pensare, o lo fai o non lo fai. Vedi. Poi nella seconda parte parliamo anche del tuo passato o presente anche da modello in varie sfilate. Però visto che sono curioso sulla televisione, adesso tu mi racconti anche la TV giapponese. Tu hai detto da poc'anzi che hai fatto anche una piccola esperienza in Giappone. Com'è? Beh, piccola non tanto, perché ci ho vissuto anni. E poi facevo avanti e indietro e sono stato fisso proprio a Tokyo un anno e mezzo, nella quale lavoravo tantissimo lì, poi sono dovuto tornare per questioni familiari e purtroppo poi non ho avuto più il coraggio di riprendere quel treno, che forse avrei dovuto, ad oggi magari riprenderei, però poi la vita, no? Sì, beh, va così. Però incredibile, perché poi, no, visto dall'Occidente, il Giappone mi affascinava tanto, invece poi mi sono reso conto che è stato tutto un altro mondo, e forse il periodo più bello della mia vita io l'ho vissuto a Tokyo. Ah, vedi, lontano da tutto quanto, praticamente in un continente diverso, vedi che scopri anche cose nuove, naturalmente. Poi la TV ormai anche là si sarà evoluta, penso, immagino. Però non tutto tanto, cioè, quando dicono la televisione italiana è pessima, io mi dico sempre, forse non conoscete le altre televisioni, l'ucraina, la giapponese, la cinese, l'indiana, ma anche la statunitense in alcune cose, perché sono molto, molto, soprattutto quelle asiatiche, sono molto, anche un'ironia infantile, che in confronto il bagaglino degli anni 90 è la serata degli Oscar, capito? Cioè, molto, hanno un'ironia diversa dalla nostra, sicuramente. Alquanto, allora, se ti dici così già mi preoccupo. Va bene, allora sentiamo il nostro ultimo brano di questa prima mezz'ora, che è Whenever You Call di Mariah Carey. Perché l'hai scelta? Meravigliosa, perché io adoro Mariah e trovo una delle artiste più grandi, sicuramente, con le 5 ottave, una delle cantanti più brave del mondo. E questo brano, soprattutto in live, non so se questo che metterete è accompagnato o no, sono due o no, lei ha una voce che, non so, vorrei che me la cantasse come Nina Nanna, vorrei avere una mamma che mi canta così tutti i giorni. Dice,
Quandunque tu mi voglia chiamare, io ci sarò, ma con un modo che dici solo tu puoi dirlo. Che ti scioglie il cuore, ecco, diciamo così. Allora, l'ascoltiamo, Maria Carey, la nostra parte di questo sabato mattina, Living on My Own di Freddie Mercury. Beh, questa è meravigliosa, anche un po' musica da passerella potrebbe anche un po' essere, anche questa. Questa non ha bisogno, Freddy, non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di dire nulla, no? Avrei potuto scegliere tante dei Queen, però questa mi mette sempre un mix giusto tra malinconia e serenità. Questa canzone è veramente un mix pazzesco tra tristezza e serenità, proprio l'inizio, le shaker, è veramente unico con la voce sua pazzesca, perché poi è anche ironico quando dice, no? Sono delle frasi bellissime, mi piace tantissimo. È molto bella, veramente. Allora, siamo dunque arrivati al momento in cui parliamo un pochino anche della tua lunga esperienza come modello. Esperienza che ti dicevi rispetto alla televisione è tutta un'altra cosa, sei ancora più stretto con i tempi, hai molte più cose da cui pensare, anche vabbè, comunque fotografi, flash, contenuti puntati. Quando è stato il tuo primo approdo come modello? Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo perché avevo 14 anni e questa mia agente di questa agenzia di spettacolo, di cinema e televisione mi disse prova a fare questo casting per una nota casa di moda italiana, e io quando me lo chiesero dissi ma non posso fare moda perché ero tipico, mio padre mi diceva che ero rachitico, magro magro e esedito, così i modelli allora erano tutti più muscolosi, più non erano come me, erano più maschili sicuramente, quindi ho detto dove vado, e invece poi andai lì uscito umiliato, invece mi chiamò la mia gente il giorno dopo, mi disse cosa dice, preso un'esclusiva di 6 mesi, e da lì nel giro veramente di un anno io nemmeno mi sono reso conto, l'agenzia a Milano, poi andai a Parigi, poi andai a Tokyo, poi andai a New York, a Londra, e nel giro di 2 anni per fortuna non avevo legami, non avevo nulla che mi tenesse, quindi prendevo e partivo. Questo mi è servito tanto e mi ha aiutato, perché non avendo nulla che mi tenesse ancorato in un posto, io prendevo e andavo, non ci pensavo 2 volte. E quindi nel giro di 2 anni ho fatto la qualunque senza rendermene conto. Bello però comunque così, è partire e prendere la vita com'è. Sì, però questo è il lato positivo, poi c'è il lato negativo che la gente non considera mai, del non dormire, vedere un sacco di città e di posti che ho visto, solo gli aeroporti mi venivano a prendere, cioè fotografico e ripartivo, quindi magari cambiavo stati, cambiavo paesi, mi trovavo giorni dove non sapevo più dove fossi, questo è tremendo. Non dormire, stare sempre perfetto, perché poi devi stare sempre perfetto, a gente che cercano di spiegarti, ovviamente vai in altri posti dove non conosci le lingue e tutto, c'è un ambiente molto pesante, per questo molti ragazzini cadono poi nella droga, nella depressione, ho visto anche tanti colleghi finire male, ragazzini e ragazzine purtroppo. Mamma mia, però comunque è stata un'avventura pure quella, un'avventura che comunque tu hai vissuto. C'è anche lì qualche momento, beh, parte, comunque dicevi che ci sono tanti momenti anche lì che devi vivere, e vivi veramente la giornata praticamente in questo mondo della moda. Sempre, devi sempre, sempre stare con la testa accesa, sempre, non puoi veramente mai mollare il colpo, perché se sei un attimo depresso, debole, tutto alla fine. Mamma mia. Non devi cedere a... Non devi cedere a droghe, a proposte indecenti, non devi cedere a nulla, perché tutto ciò che può sembrare che si può portare o che fanno gli altri, seguire la massa, in realtà è distruttivo, è autodistruttivo. Io per fortuna dovevo contare solo su di me, quindi sono sempre stato molto forte, molto conscio che mi volevo bene, e quindi ho detto non mi posso buttare, non mi posso rovinare, e per fortuna sono sempre stato un salutista, questo mi ha salvato tanto. Ah beh, assolutamente. Ad oggi non so se reggerei più quei ritmi, tant'è che ogni tanto mi dicono ma perché se stai smettendo, fai di meno e tutto, perché onestamente avendolo fatto qualche anno, cioè, purtroppo sono passati tanti anni, non riesco più a reggere i ritmi che reggevo. E penso che comunque le cose siano anche un po' cambiate anche dentro lì, nel senso, se prima già allora era una cosa molto frenetica, adesso con i social, con l'avvento di Instagram, con il continuo essere sempre presente con i fan, con la gente, così penso sia ancora una cosa molto molto più pesante di prima, è stressante, però se è comunque una passione, è una passione.
realtà ad oggi la moda non esiste più, quel tipo di moda, perché ad oggi non riesci più a farci una vera carriera. Io ho cavalcato l'ultima onda. La moda è stato il primo settore ad andare in crisi con la crisi, perché era forse il più scimero, capito? Quindi non girano più soldi, non girano più, quindi conviene uno stilista, piuttosto che pagare un top model o una top model femmina, che costa molto di più, si pagano tutti i modellini alle prime esperienze e ci fanno tutta la stilata, però finiscono lì. È difficile, certo, vedere modelli che continuano per 3-4 fashion week, cioè rivederli per 2-3 anni, fanno tutti 1-2 e diventano... non te li ricordi più, non riescono più a farsi il nome, è difficile. È vero, questo è anche vero. Le più importanti, sì, sono sempre le stesse, né? Naomi Campbell e quant'altro, però alla fine di altre persone, personalità, cioè sono veramente poche quelle che comunque riescono ad emergere in tutte le varie sfilate. Perché è difficile, certo, sopravvivere nel mondo della moda. Forse è ancora peggio della TV, penso, quindi a questo punto veramente la molto moda è peggio. Peggio di tutti. Mamma poi mia. C'è la televisione, poi c'è il cinema e dopo c'è il teatro, che è l'ultimo, un'altra cosa, un altro mondo. Certo. Allora, Roger, siamo veramente quasi alla fine. Mettiamo il penultimo brano, che è quello di Mia Martini, La costruzione di un amore. Dopodiché ne parliamo e vedremo un attimino anche il tuo futuro. Allora, Mia Martini con La costruzione di un amore, qui su Radio Playtime ad SRS. Con noi c'è Roger Gard. Stavamo un pochino parlando della moda, sui trascorsi con le varie esperienze sulle passerelle. Adesso vediamo un attimo. Tu attualmente ricordiamo sempre che sei spignolista della D'Urso, poi Partito 5 e Domenica Live, insomma un po' i suoi programmi, ma chiediamo un attimo, te tra qualche anno cosa vorresti fare? Che casalingo. Io onestamente vorrei mollare tutto e non fare nulla, fare le meditazioni, vivere delle cose che mi piacciono e non penso di continuare a lungo al mondo dello spettacolo. Fino a quando mi va, fino a quando è, poi basta. Vivo di altro. Vorresti cambiare? Cose, altri interessi che mi piacciono, case, urbanistica, viaggi, animali, altre cose di cui mi occupo. Viaggi, vediamo un po', ad esempio, perché a me piace tantissimo anche viaggiare, ma viaggio purtroppo poco. Viaggi, cosa vorresti visitare? Ecco, vediamo un po', buttiamola così, sono gli ultimi minuti, quindi vediamo un po'. Beh, mi mancano pochi posti, però sicuramente isole sperdute lontanissimo. Mi manca Rapa Nui, l'isola di Pasqua, dove nessuno vuole mai venire con me perché è lontanissimo. Poi sicuramente vorrei visitare meglio la Nuova Caledonia, tornare in Tasmania, rivedere bene l'Australia, soffermarmi anche in Africa, molte parti, Cile sicuramente, sono delle parti un po'. Eviterei i posti del nord, purtroppo io odio il freddo. Ecco. Quindi prima o poi non lo so. Quindi anche potresti andare posti come giù, allora Honduras, la Sharm el Sheikh. Honduras lo conosco benissimo, Roatán vado spesso, Honduras lo conosco bene. No, terraferma, perché adesso è molto pericoloso, io tengo Cigalpa, non è il massimo. Però Belize, tutto il Centro America mi piace molto, Guatemala lì è molto bello. Bello. Quindi tu il viaggio, a parte quindi comunque la moda, così tu hai sempre viaggiato praticamente anche da solo? Io ho sempre viaggiato, proprio non riesco a fare a meno di viaggiare. Mamma. Perché viaggiare secondo me ti forma una cultura, un'apertura mentale di cui almeno io necessito per capire realmente la gente, le varie culture, perché uno se no tendiamo sempre a soffermarci solo su una realtà, solo su una nostra abitudine e solo su ciò su cui siamo cresciuti, sulle verità, certo, sulle quali siamo cresciuti. In realtà viaggiando ti rendi conto che una cosa che per noi è scontata dall'altra parte del mondo è una cosa assurda. Sono cose che, guarda, veramente condivido anch'io a pieno, però guarda, purtroppo non lo so, sarà che ho 21 anni, sarà che non quasi 21 anni, che non lo so. Sei un bambino. Però guarda, se io ho 21 anni avevo già girato mezzo mondo. Però porca miseria. Ancora giovanissimo. Certo, poi c'è comunque un'età davanti. Io ad oggi, purtroppo, per fortuna, ho visto solamente città all'estero, Berlino e Vienna. Ma l'ho viste con la scuola. Basta? Sì, Berlino l'amo.
Berlino no, è meravigliosa. Allora devi viaggiare, devi prendere e viaggiare. E fidati, si può viaggiare anche senza soldi, perché c'è gente che fa mettere da parte i soldi e va magari due settimane a Milano Marittima e spende gli stessi soldi con gli stessi soldi all'estero, anche in paesi poveri. Tu ci fai due settimane dall'altra parte del mondo. Non è vera la questione economica, perché se uno vuole viaggiare, viaggia no, con ma pochi soldi. Sai cosa spaventa a me? Non è il lato soldi, a me spaventa il lato del andare da solo in un posto sconosciuto da solo, perché comunque ma è quello che ti fa crescere. Eh sì, però non lo so, ti fa crescere. E pensa, io a 16 anni ragazzino, non c'è nulla, che si trova, sono andato a vivere in Giappone dove non c'erano nemmeno i cartelli con le scritte in inglese, quindi non sapevo nemmeno dove abitavo, dove la via, non sapevo la via dove abitavo, non potevo prendere un taxi. Mamma mia. Sì, come faccio? E quando ti trovi in situazioni estreme, che la nostra mente si apre, perché se non la usiamo solo una piccola parte del cervello e si vede, molti ne usano nemmeno quella, usano molti. Purtroppo è vero, purtroppo è vero. Oddio Roger, parlerei ancora per ore e ore e ore, ma purtroppo siamo già alla fine. Mettiamo l'ultimo brano, non c'è più audio di Mina, dopodiché siamo ancora qui. Un capolavoro, questa è la mia canzone preferita di Mina, che pochi conoscono, dell'album Pappa di Latte. Sì. E tratta della fine di una storia d'amore e dice non c'è più audio, questo dice tutto. Ma ascoltatela bene, perché è veramente una canzone, un capolavoro degli audio 2. Eccola qui, Mina con Non c'è più audio e non c'è più tempo, direi, in questo momento. Però guarda Roger, quando vuoi tornare parliamo ancora di viaggi, guarda, parliamo di viaggi. No, veramente, la cosa che tu mi hai detto poc'anzi del fatto che comunque tu a 16 anni sei partito per il Giappone ed avevi veramente così spiazzato, adesso dico, orca miseria, però se comunque sarebbe una bella esperienza anche a prendere. Chi vuole una cosa trova una strada, gli altri trovano una scusa, quindi se vuoi farlo devi farlo. Assolutamente. Fregatene degli altri, non importa. Ci sono un sacco di posti che vorrei visitare. Dai, guarda, ci penserò nei prossimi mesi, magari verso l'estate, che forse è un po' più, fa un po' più caldo anche. E poi comunque si vuole partire. Più caldo dove, dipende dove vai. Ah beh, Spagna. Andiamo in Spagna, guarda. Oppure c'è un sacco. Ma vai lontano, ma cosa vai in Spagna come tutti gli italiani? In Spagna, Miami, sempre dai, dove non vanno gli italiani. Devi, quindi vediamo un po' dove che sono gli italiani. Dove? Vai in Nuova Caledonia. Nuova in Caledonia. Vai in Namibia, bellissima. Proviamo posti nuovi. Esatto. Va bene Roger, io ti aspetto ancora quando vuoi. Ricordiamo velocemente anche i tuoi social, almeno così se qualcuno volesse seguirti può farlo. Instagram, ormai uso quasi solo Instagram. Ah, ecco. Facebook ho la pagina, anche Twitter, però li ho collegati, ormai uso quasi solo Instagram. Eh beh, ormai è quello che... quindi è Roger Gar tranquillamente. TH finale. TH finale, esattamente. Roger, grazie ancora, ci sentiamo presto, se ti va sono ancora qui. Un bacio, ciao, buona giornata. Grazie a tutti. Mille, buon weekend. Grazie, ciao.